Questa è la nuova Canon 600D, una fotocamera per aspiranti fotografi, cioè per coloro che vogliono iniziare a fotografare sul serio con una reflex. La Canon la definisce una fotocamera al top delle entry level. Sicuramente la 600D è una macchina semplice, ma come vedremo ha una dotazione tecnica e funzioni di buon livello. Basti pensare che il sistema esposimetrico è lo stesso della EOS 7D, che è una reflex semiprofessionale. L'abbiamo come sempre provata sul campo. Vediamo il servizio. Leica torna dopo diversi anni di assenza al Photoshow, la fiera della fotografia che si tiene a Milano dal 25 al 28 marzo. E lo fa con un'iniziativa particolare. Allo spazio Leica, infatti, ci saranno gli Adobe Guru che saranno protagonisti di una serie di workshop non stop dedicati alla post-produzione professionale. Un appuntamento quindi da non perdere. Al Photoshow ci saremo anche noi di PM Studio News. Veniteci a trovare. Fino a poco tempo fa il fotografo viaggiatore aveva un bagaglio a mano che spesso era più pesante della valigia. Fotografare
Fotocamera, accessori e obiettivi erano infatti inclusi nel bagaglio a mano per due motivi: per la paura dei furti e per evitare che il peso superasse quello della franchigia. Oggi i check-in sono molto più rigorosi ed è difficile passarli con un bagaglio a mano superiore ai 10 kg, soprattutto con le compagnie low cost. C'è quindi il rischio reale che si paghino salate multe per il sovrappeso. Per evitare questo e sapere esattamente quanto è pesante il nostro bagaglio a mano, negli Stati Uniti si sono inventati una comoda bilancia digitale. Si applica alla maniglia stessa del bagaglio a mano. La si può comprare in internet.